è sicuramente un marchio che ha fatto la storia della vettura. La Mini ne abbiamo viste di tutti i tipi. Oggi vi presentiamo questa Mini 1D, unico proprietario, e scopriamo perché l'abbiamo selezionata per la vendita. Un altro motivo che ci ha fatto protendere per la vendita non è solo perché è unico proprietario, ma perché si trova in perfette condizioni. Allora, l'abbiamo innanzitutto verificata con lo spessimetro digitale, la carrozzeria è tutta originale, non ha mai preso una botta. Cerchi in lega da 16 pollici con pneumatici Michelin che sono stati appena sostituiti, infatti la mescola è davvero ancora molto morbida. E come vedete non c'è neanche un graffio. Passando nel retro troviamo i sensori di parcheggio, abbiamo verificato anche i fanali, sono ancora quelli originali, ma come vi dicevo l'auto non ha un graffio. E come vedete al sole luccica, forse non si può apprezzare molto dalla videocamera, ma luccica perché è sempre stata tenuta in garage. È vero che è mini, ma diamo un'occhiata anche alla spaziosità e all'usura degli interni. E come notate abbiamo allora la frazionabilità dei sedili ribaltabili 40-60. Alzando qui abbiamo i vari strumenti appunto per la sicurezza, il gilet e il triangolo, e alzandolo appunto si può iniziare a guadagnare un po' più di spazio. Ma alzando qui ecco che troviamo il kit per la sostituzione del pneumatico, quindi non abbiamo il kit di riparazione ma abbiamo un vero e proprio pneumatico in caso di foratura. Diamo un'occhiata adesso anche agli interni. Iniziamo dalle parti dove si usura di più, il poggiabraccio qui con gli alzacristalli elettrici, e come vedete le cromature, le plastiche, la pelle si trovano in perfettissime condizioni, come anche i sedili, con bellissime cuciture a contrasto che variano dal bianco all'arancione. Un optional è il bracciolo al centro, apribile con vano portaoggetti, 6 marce e tutta la strumentazione per poter gestire la parte dell'infotainment e i sistemi di sicurezza. Volante, la corona dello sterzo con le varie cuciture, anche questa è pari al nuovo. Notate, non c'è neanche un segno di usura. Volete sapere quanti chilometri ha percorso quest'auto? Ve lo dico più avanti. Alziamo il cofano grazie anche ai pistoncini e qui trova alloggio questo 1500 diesel da 95 cavalli, un motore che ha veramente consumi irrisori ma anche una ripresa bruciante, dopo lo vedremo insieme. Ma adesso quello che ci interessa capire è l'accensione, vedere come va. Come avete visto, il test dell'accensione è stato superato con eccellenza e neanche un filo di fumo, ma non ne avevamo dubbio visto che tutte le manutenzioni tagliandi sono stati fatti rigorosamente in BMW, quindi i chilometri sono certificati, sì, sono 68.000, davvero pochissimi rispetto alla media. Adesso non ci rimane che andare su strada e testarla, ma prima vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove auto che selezioniamo per voi per la vendita. Partiamo! Come tutte le Mini si ha una seduta bassa, ma in questo caso non eccessiva, visto che le prime Mini si era veramente seduti per terra, ma sono leggermente meno rigide delle le sorelle precedenti. L'abbiamo testata anche nell'avantreno ed è perfetta a livello di braccetti, gommini, ammortizzatori, non rileviamo nessun rumore davanti. Ma adesso la testiamo in accelerazione e vediamo un po' come va il motore. Ok, siamo pronti, premiamo il pedale della frizione che è morbidissimo e anche l'attacco è preciso, quindi la frizione si trova in eccellenti condizioni, l'inserimento della prima avviene perfettamente, partiamo!
I 95 cavalli rispondono immediatamente. Proviamo la frenata, ci siamo a 80 km. Frenata perfetta. Si è attivato anche lo start e stop. Allora, si sono attivate anche le quattro frecce. Allora, come avete visto, la partenza è stata bruciante. Il motore ha risposto in maniera corposa, l'auto non ha sbandato in fase di frenata, è rimasta dritta, anche i dischi sono dritti perché l'abbiamo provata anche prima nelle frenate lunghe, sono risultati, non avevamo appunto oscillazioni nella frenata. Ad impreziosire poi tutto il resto, ci sono i diversi optional, ma una cosetta carina estetica che mi piace davvero tanto è il LED che circonda qui il display centrale, che varia in funzione anche delle varie impostazioni. Per esempio, se modificate aria calda, aria fredda, avrete proprio il cambio di colore dall'azzurro al rosso proprio qui, dopo ve lo faccio vedere nel video. Anche il pacchetto luci interne impreziosisce il tutto. Poi abbiamo comandi vocali, comandi al volante, il cruise control, vetri elettrici, specchietti richiudibili elettricamente, bluetooth, aria condizionata, presa USB. Mi fermo qui perché sono tanti gli accessori e potete andarli a leggere sul nostro sito verificando appunto l'annuncio nella sede di Privacar San Cesario. È vero, potreste trovarla forse a qualcosina di meno, ma sappiate che la qualità e l'affidabilità si paga. Per sapere altre informazioni, per conoscere e prenotare un test drive, potete contattarci nei numeri che seguono. Vi aspettiamo!